A Milano esistono tantissimi luoghi dismessi da riqualificare. Tra questi, quella denominata Piazza d'Armi, un'ex area militare di proprietà del Ministero. I partiti politici parlano di riqualificazione, ma in realtà intendono speculazione. L'unico loro obiettivo è quello di favorire i loro amici costruttori, di favorire i lobbisti e di continuare a perseguire una speculazione edilizia assolutamente inaccettabile per Milano. Teniamo presente che le attuali volumetrie, quelle presenti nel nostro PGT, erano state determinate valutando ad oggi una popolazione milanese di quasi 1.800.000 abitanti. Oggi siamo poco meno di 1.400.000. Non ha alcun senso proseguire verso questa via. I cittadini milanesi che più volte si sono confrontati col Consiglio di Zona 7 hanno chiarito che questa zona deve diventare un polmone verde, un luogo di aggregazione per i cittadini, un luogo da conservare, da preservare e da trasmettere alle generazioni future. Oggi siamo qui per parlare dell'ennesimo rischio di speculazione nella città di Milano in Lombardia. C'è la caserma, la Pellucchetti, caserma Santa Barbara, che oggi il Ministero vuole mettere a disposizione per fare l'ennesimo sviluppo immobiliare senza senso e senza logica, andando a cementificare un'area verde di più di 60 ettari che potrebbe invece essere riqualificata e trasformata in un parco pubblico da mettere a disposizione dei cittadini in un'area che ha bisogno e ha un bisogno importantissimo di ossigeno, di verde, di alberi per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Noi ci siamo immediatamente attivati, abbiamo fatto di tutto e stiamo già facendo di tutto per fare in modo che non si dia per l'ennesima volta spazio alla speculazione, ma si dia l'opportunità di riqualificare il costruito e si tuteli il verde. La riqualificazione del costruito deve avvenire però nel rispetto del principio di invarianza idraulica, che grazie a noi è stato inserito per legge in Regione Lombardia, affinché il terreno che viene trasformato in impermeabile garantisca comunque l'assorbimento dell'acqua per lasciare ai nostri figli un territorio vivibile.